Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dal libro di Giobbe, capitolo 33, versetto 14, e dice: Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non ci bada. E ancora Ebrei, capitolo 3, versetto 15: Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Rischi e avvertimenti. 6 aprile 2009. È notte. All'Aquila la terra trema. Abitazioni ed edifici crollano sugli abitanti addormentati. 308 persone perdono la vita. L'emozione è grande in tutto il paese. Qualcuno se la prende con la commissione di esperti che, riunitasi 6 giorni prima, non era stata in grado di valutare i rischi di una catastrofe o non era stata abbastanza chiara nel dare gli avvertimenti. La società occidentale vuole ridurre al minimo i rischi, certi o probabili, in qualsiasi campo. Gli avvertimenti però molto spesso non sono ascoltati, e non solo al giorno d'oggi. La Bibbia ci riferisce che gli uomini furono avvertiti molto chiaramente che Dio avrebbe distrutto il mondo per mezzo di un diluvio, a causa della loro malvagità, come è scritto in Genesi capitolo 6 e capitolo 7. Noè ha creduto e ubbidito alla parola di Dio e ha costruito l'arca. Così non solo lui, ma tutta la sua famiglia furono salvati. Oggi Dio dice chiaramente agli uomini che la salvezza è offerta a ogni creatura che si pente dei propri peccati e crede al sacrificio di Gesù Cristo alla croce. E ci dice anche che credere a lui è il solo mezzo per sfuggire al suo giudizio e alla sua condanna. Ascoltate la parola di Dio. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Giovanni capitolo 3, versetto 36. Domani potrebbe essere troppo tardi. Riflettiamo e che il Signore ci benedica.